Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pinza. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa più 30 ore di lievitazione. Gli ingredienti sono farina di tipo Manitoba, farina di riso, farina di soia o di lenticchie, acqua fredda, lievito di birra fresco, sale e olio evo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Mi raccomando, l'acqua deve essere fredda. E il lievito. Ed azionare il bimby per un minuto. A velocità 3. Aggiungere la farina di tipo Manitoba. La farina di riso. E la farina di soia. Ed azionare il bimby per 3 minuti in modalità spiga. Aggiungere l'olio. Il sale. Ed impastare per 10 minuti in modalità spiga. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciar lievitare in frigo per 24 ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto dal frigo, adesso lo divideremo in 4 panetti e li posizioneremo su una teglia rivestita con carta da forno e spolverizzata con farina di riso. Lasciar lievitare per 4 ore coperti con un canovaccio. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto, adesso lo posizioneremo su un piano di lavoro infarinato con farina di riso. Spolverizzare con altra farina di riso e andare con le mani a formare la pinza. Sollevarla per togliere l'eccessiva farina e posizionarla su una teglia rivestita con carta da forno. Spennellare la superficie con dell'olio. Cuocere in forno preriscaldato statico a 250 gradi per 5 minuti nella parte bassa del forno. Successivamente posizionarlo nella parte alta del forno e cuocere per altri 5 minuti. Le pinze sono cotte, farcire a piacere. Pinza. Grazie e alla prossima ricetta.